Alla fine le emozioni non sono mancate allo stadio Raul Guidobaldi, nonostante le tante defezioni e le poche presenze fatte registrare sulle tribune, in particolare quella Terminillo, desolatamente semideserta. Il 43esimo meeting internazionale Città di Rieti va in archivio all'insegna della Marcord, non solo in pista ma anche nelle iniziative collaterali, tutte tese a celebrare la memoria di Pietro Mennea, la freccia del sud che tante volte, 11, gareggiò alla rassegna reatina e che tanti record fece registrare sulla pista del Guidobaldi. Ad onorare il ricordo del velocista di Barletta, due autentiche leggende dell'atletica e dello sport, Tommy Smith e Alberto Quantorena, acclamati dal pubblico dall'inizio alla fine della rassegna. Loro, le superstar dell'edizione numero 43, protagonisti del corteo di auto storiche che ha aperto la rassegna. Ma la Marcord domina anche le gare. Mancano i super big, tutti o quasi costretti a dire no a Rieti per la stagione probante appena conclusa. Ecco allora che nei 100 metri si rivede lo statunitense Walter Dix, capace di correre appena sotto i 10 secondi. Niente male per un finale di stagione. Così come niente male la gara degli 800, dominata dalla sudafricana Caster Semenya, che torna a primeggiare dopo il lungo infortunio che le ha fatto saltare i mondiali di Mosca. Non è una novità invece il successo di Sally Pearson nei 100 ostacoli, così come le vittorie della truppa keniana nel mezzo fondo veloce. Sorprese che arrivano invece dai concorsi. La russa Anna Cicerova, medaglia d'oro a Londra 2012, viene battuta nella gara di salto in alto, mentre il campione olimpico Christian Parts si prende la rivincita sul campione del mondo Pavel Fajdek nel lancio del martello, dove, udite udite, non vince neanche Tatiana Lisenko, la russa benamina del meeting. Ma la gara che prende la copertina di questa 43esima edizione è senza dubbio quella dei 300 metri, distanza insolita che torna dopo 34 anni, dopo quel lontano 1979, quando proprio Pietro Mennea fece registrare a Rieti il record del mondo e del meeting su quella distanza. Un primato che ieri è stato abbattuto dal giovane giamaicano Rashim McDonald, che con i 31,97 segna non solo la miglior prestazione mondiale sui 300, ma anche il nuovo record del meeting. Non sarà certo questo a cancellare la memoria di Pietro Mennea, vero, autentico, assoluto protagonista del meeting 2013.